Come vedete, la ricetta di oggi saranno le polpette alla bresciana. Molto semplice ma molto gustoso. Vediamo in continuazione gli ingredienti. Ci sono tutti qui sullo schermo e comincio a mettere del prezzemolo sulla mia carne che era stata precedentemente lessa. Nel frattempo sto facendo il burro, sciogliere il burro con l'aglio e qui aggiungo sale, pepe e un po' di pangrattato, non tutto, perché ci servirà un pochino per la fine. Anche del grana. Io sto facendo in minor quantità da quello che vi ho messo in ricetta. Aggiungo adesso il burro sciolto e l'aglio, lo lascio da parte e comincio a mescolare. Un uovo, e adesso piano piano andremo a aggiungere il brodo un po' per volta finché avremo una consistenza proprio per fare le polpette. Guardate come sto facendo io, sto facendo piano piano e vado avanti a mescolare. Il brodo è tiepido per non far cuocere l'uovo che c'è all'interno. E tra un paio di minuti il nostro impasto sarà pronto. Da questo impasto escono tantissime polpettine. Io li faccio medie piccole e prendo proprio una noce, faccio la pallina e poi le schiaccio. E la mia polpettina è pronta. Potete far riposare o anche far cuocere subito, si possono anche congelare. Adesso li passo un pochettino nel pangrattato, si può anche passare nella farina e siamo pronti per friggere. Nella padella ho aggiunto un po' di burro e un po' di olio. E cominciamo a friggere le nostre polpettine. Dovrete essere velocissime perché loro cuociono subito. Come vedete, qualcuna quasi mi è scappata, però sono molto molto gustose. Spero vi sia piaciuta la ricetta di oggi. Se è stato così, vi prego iscrivetevi al canale che è completamente gratis. Lasciatemi un bel pollicino in su e vi lascio anche questo video. Ciao!